Buonasera. Allora, io parlerò di, come avete visto nel programma, di Emilio Lusso, in particolare di uno dei suoi libri, Un anno sull'altipiano. Emilio Lusso, nato nel 1890, morto nel 1975, pluridecorato per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, ebbe un ruolo importante nella storia politica italiana. Cofondatore nel 1921 del Democratico e Autonomista, entro un più ampio ambito federalista, Partito Sardo d'Azione e antifascista, fu più volte aggredito dagli squadristi. Era il novembre del 1926 quando ci fu l'avvenimento più clamoroso. Nel corso della notte la casa dove risiedeva Cagliari fu aggredita appunto da un gruppo di fascisti e Lusso uccise uno che stava, appunto uno di questi fanatici che stava scavalcando il balcone per entrare in casa. Lui stesso racconta l'episodio in Marcia su Roma e dintorni. Fu processato, fu assolto per legittima difesa, ma poco tempo dopo fu di nuovo arrestato e mandato a Lipari, al confino, da dove fuggì nel 1929 con Fausto Nitti e Carlo Rosselli. Andò in Francia e con Nitti, Rosselli e altri fondò a Parigi il movimento Giustizia e Libertà. Più tardi fu militante nell'ala socialista del Partito d'Azione e prese parte alla Resistenza. Ebbe ruoli di rilievo nella storia politica dell'Italia del dopoguerra. Un anno sull'altipiano, appunto il libro di cui dirò qualcosa stasera, fu scritto tra il 1936 e il 1937, anche su sollecitazione di Gaetano Salvemini, fu scritto in un sanatorio di Clavadel, frazione di Davos in Svizzera, nel cantone Grigioni. Ricordo, tra parentesi, che a Davos è ambientato anche in uno dei romanzi più importanti di Thomas Mann, cioè Zauberberg, la montagna incantata, la montagna magica, appunto di Thomas Mann, del 1924, che si chiude, romanzo che si chiude, con la evocazione della Prima Guerra Mondiale. Un anno sull'altipiano fu pubblicato a Parigi nel 1938, fu poi più tardi ristampato in Italia e fu soprattutto l'edizione Einaudi del 1960 quello che diede una più vasta e stabile notorietà al libro, che comunque fu sempre molto apprezzato. Fu subito considerato una delle migliori rievocazioni della Prima Guerra Mondiale, uno dei migliori libri di memorialistica della Prima Guerra Mondiale e per conto mio è più in generale anche uno dei migliori libri di narrativa, senz'altro, del Novecento italiano. Lusso aveva già pubblicato, sempre a Parigi, per queste edizioni italiane di cultura, aveva già pubblicato nel 1929 La Catena, dove aveva parlato del suo arresto, del confino a Lipari e della fuga in Francia, e aveva pubblicato, pochi anni dopo, nel 1933, Marcia su Roma e dintorni, uno dei suoi libri più importanti certamente, che rievoca con toni efficaci e drammatici, ma anche ironici e beffardi, le vicende politiche italiane e sarde del decennio 1919-1920.
1929, dalla formazione dei fasci ai primi anni del governo di Mussolini. Del 1936 è Teoria dell'insurrezione, è il primo dei suoi libri, diciamo così, teorico-politici. Nel 1938 scrisse, lasciato Clavadel e tornato a Parigi, scrisse un racconto, l'unico racconto, diciamo, non di carattere non memorialistico né politico, Il cinghiale del diavolo, ispirato anche a elementi folcloristici sardi, che però fu anticipato in parte e pubblicato integralmente solo molto più tardi, nel 1967, con un non meno notevole commento, così intitolato, dell'autore. Stranamente, nella premessa a un anno sull'altipiano, la premessa dell'edizione del 1937, Lussu scriveva che, a differenza di quanto era accaduto ormai in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Italia non esistevano invece libri sulla guerra. Così scrive, non esistono libri sulla guerra. Certamente nei paesi nominati erano usciti libri e libri anche importati, addirittura durante la guerra, già nel 16, Barbus pubblicò il libro Il fuoco, Barbus, e altri libri uscirono in Francia. In Germania ricordo solo tra i tanti di Ernst Jünger del 1920, il libro In Stahlgewittern, in tempeste d'acciaio, titolo di gusto un po' futurista ma formalmente lontano dai dettami futuristi. Del 29 poi è quello che certamente ebbe maggiore fortuna e più lettori nel mondo, L'Ovest niente di nuovo di Remarque. Nel 29, l'anno successivo, uscì già negli Stati Uniti un film non meno fortunato, appunto, ricavato dal libro. In Inghilterra lo stesso Robert Graves e altri poeti, anche non solo prosatori, Owen, eccetera, e anche, va ricordato, un americano che in quel periodo risiedeva a Londra, cioè Ezra Pound, fece più di un accenno, più di una trattazione anche della Prima Guerra Mondiale nel suo poemetto Moberly. E in Italia davvero non era uscito niente, libri in realtà ne erano usciti molti, era uscito, per dire solo alcuni, Ardengo Soffici, pittore e scrittore, aveva pubblicato Kobilek nel 18, La ritirata del Friuli nel 19. Soffici era un nazionalista sfegatato. Attilio Frescura, autore, pubblicò nel 19 uno dei libri più notevoli su questi argomenti, Il diario di un imboscato, che poi più tardi dovette sottoporre negli anni del fascismo ad alcune censure. Piero Jaillet aveva pubblicato nel 20 Con me e con gli alpini, un libro letterariamente anche proprio notevolissimo. Aldo Palazzeschi, ex futurista, nel 20 pubblicò Due imperi mancati, dove si rifiutava ogni idealizzazione di una guerra per lui ingiustificabile, una spacconata dannunziana senza senso veniva giudicata. E poi c'erano tutte le pubblicazioni di Marinetti, Otto anime e una bomba e altre ancora, dove la guerra viene spesso considerata come una fonte addirittura di orgasmi, e in questo Marinetti si affianca anche D'Annunzio, soprattutto in alcuni appunti privati. Ricordo infine, ma sono tanti, ripeto, ma la parte con Viva Caporetto, che anche questo libro fu sottoposto poi ad alcune censure negli anni successivi,
e soprattutto Carlo Emilio Gadda, sia per alcuni racconti del castello di Udine del 1934, ma ancor più per il giornale di guerra e di prigionia, che credo sia forse il libro più bello sulla Prima Guerra Mondiale, accanto al libro di Lussu. Giornale di guerra e di prigionia di Gadda, che era tendenzialmente nazionalista, va precisato, comincia a uscire molto tardi, a partire dal 1955, e altri pezzi di questo diario furono pubblicati dopo, addirittura postumi. Tralascio la produzione poetica, che qui si è parlato di Ungaretti, si può aggiungere Rebora, Sbarbaro, Barni, anche Montale degli Ossi di Seppia, Valmorbia, discorrevano il tuo fondo, una breve poesia. Valmorbia è nel Trentino, dove appunto Montale fu come militare in quel periodo, e in alcuni dei mottetti delle occasioni. Del 21, voglio ricordare, è la bellissima novella La paura di Federico De Roberto, l'unico scritto, a dire il vero, di De Roberto, ne dedicò più di uno alla Prima Guerra Mondiale, alla guerra da poco conclusa, l'unico scritto meritevole di essere ricordato. È un racconto davvero bellissimo. La trincea è ambientata in una trincea, e l'unico sentimento che domina è l'angoscia per la paura di morire. Ricordo ancora rapidamente La città degli amanti, romanzo di Bacchello, romanzo abbastanza diseguale, a dire il vero, ma con nella prima parte una rievocazione molto efficace proprio della disfatta di Caporetto. Ma insomma, i libri non mancavano, erano tanti, ben più di quelli che ho ricordato io adesso, ma evidentemente nessuno di questi, o almeno quelli di cui lui ebbe notizia, perché di sicuro alcuni non potevano averne notizia, anche se viveva all'estero, non lo soddisfacevano. Tornando alla premessa del 37, dell'edizione del 37, Lussu sottolineava come il suo libro, come carattere del suo libro, il non essere, diceva, né romanzo né storia. È un insieme di ricordi personali riordinati alla meglio e limitati ad un anno, fra i quattro di guerra ai quali ho preso parte. Non erano proprio quattro, ma non importa, adesso non stiamo a fare la piccola matematica, quelli a cui prese parte. E aggiunge anche: io non ho raccontato che quello che ho visto e mi ha maggiormente colpito, quindi vuole essere una testimonianza la sua, non ha una forma diaristica come molti di questi memoriali, ma è proprio una rievocazione scritta anni dopo. No, io non ho raccontato che quello che ho visto e mi ha maggiormente colpito. Non alla fantasia ho fatto appello, quindi non è un romanzo, ma alla mia memoria. E i miei compagni d'arme, anche attraverso qualche nome trasformato, alcuni personaggi entrano nel libro con nomi trasformati, cioè alterati, inventati, ma sono personaggi reali, dice, anche attraverso qualche nome trasformato riconosceranno facilmente uomini e fatti. Io mi sono spogliato anche della mia esperienza successiva e ho rievocato la guerra così come noi l'abbiamo realmente vissuta, con le idee e i sentimenti di allora, e non si tratta quindi di un lavoro a tesi, esso vuole essere solo una testimonianza italiana della grande guerra. Appunto, dice, non è né un romanzo né storia. Oggi invece si fa grande uso della parola romanzo a tutto, e molto spesso Lussu viene definito, il libro di Lussu viene definito romanzo, qualcuno addirittura romanzo storico. In realtà non ci furono, appunto, come dice lui, ricerche storiche specifiche in funzione del libro, fu una rievocazione fondata sulla memoria. Qualche episodio Lussu dichiara anche di averlo raccontato senza avervi direttamente assistito,
Per esempio l'episodio della relazione che il tenente colonnello Michele Carriera, anche questo è un nome inventato, ma dice tutto questo cognome Carriera, la relazione che mentre imperversa la battaglia, la trincea si sta riempiendo di feriti, eccetera, eccetera, sta detta a un altro militare, detta una relazione su se stesso per ottenere su stesso, sul proprio valore, eccetera, eccetera, per ottenere la decorazione, la medaglia d'argento al valore militare. Probabilmente Lusso appunto avrà sentito il racconto di questo squallido episodio. Inoltre voglio notare quello che dice lui, il racconto solo un anno di guerra, è un frammento, una tranche della guerra, non si parla degli inizi, non si parla della conclusione, di Caporetto, della vittoria, eccetera, è un pezzo, ma evidente, e questo anche fa del racconto di Lusso un racconto molto moderno, e quell'anno rappresenta in qualche modo tutta la guerra. Ciò che accade in quell'anno, in quella trincea dove i soldati di Lusso, i sardi, si trovano per un anno, dove alla fine dell'anno saranno trasferiti altrove, rappresenta, è un paradigma, diciamo, di tutta la conduzione della guerra. Anche qui c'è una notevole modernità, direi, proprio sul piano narrativo, questo anche voglio sottolinearlo. Quella raccontata da Lusso è la guerra di trincea, uno degli aspetti più caratteristici, proprio anche più nuovi, della Prima Guerra Mondiale. Perché, come giustamente si sottolinea, ci furono un elemento nuovo e costituito dalle nuove tecnologie, armi nuove, le mitragliatrici, i cannoni a lunga gittata, che consentivano, e vengono raccontate anche queste cose nel libro, il cosiddetto fuoco amico, e c'è un episodio dove si parla proprio di questo. Per la prima volta vengono usati gli aerei persino, l'altro aspetto, oltre a queste nuove tecnologie, è proprio questo della guerra di trincea. Ed è proprio questa guerra di trincea la guerra che non conobbero invece un D'Annunzio, un Marinetti. Lo sguardo del narratore del libro è... non è quello di un narratore onnisciente, o lo è solo occasionalmente. Lo spazio dell'azione, appunto, narrata per episodi, è circoscritto alla zona del fronte racchiusa tra il Monte Fior e il Monte Zebio. Alla fine del 1916, così comincia il libro, la mia brigata stava ancora sul Carso. Teatro di combattimenti e di morti, quel fronte, scrive Lusso, per noi era diventato insopportabile. Solo nel secondo capitolo informerà Lusso che era in atto da parte austro-ungarica la grande offensiva fra Pasubio e Vallagarina, la Frühjahrsoffensive, l'offensiva di primavera, o Strafexpedition, spedizione punitiva, come fu chiamata a dire il vero da un giornalista austriaco, non era un nome ufficiale, o detta anche battaglia degli altipiani, iniziata il 15 maggio del 16 e interrotta il 16 giugno dell'anno successivo, vista la necessità di trasferire soldati austro-ungarici sul fronte orientale, cioè sul fronte russo. E alla fine di quello stesso luglio del 17 dell'anno successivo, la brigata di Lusso fu trasferita sull'altipiano della Bensizza e lì finisce il libro. I soldati nel trasferimento dal Carso all'altipiano d'Asiago sperano basta adesso, non più trincee come è stato finora, e qui per di più poi con battaglie senza alcun profitto, conquistate e poi perse, riconquistate.
Sul Carno la situazione era sempre la stessa, presa una trincea bisognava conquistarne un'altra. Il primo personaggio che incontriamo nel libro di Lussu, proprio a poche righe dall'inizio del racconto, è il Duca d'Aosta, Emanuele Filiberto, comandante d'armata, ma fornito, si legge, di scarse capacità militari. Sembra che la sua attività preferita e dagli esiti più brillanti fosse quella di recitare i discorsi che gli preparava il suo capo di Stato Maggiore. Non li scriveva lui, ma li recitava. E se quest'ultimo non era disgraziatamente uno scrittore, cioè il Duca d'Aosta non era uno scrittore, in compenso si esprimeva, dice Lussu, in forma oratoria da romano antico. Erano delle recite, insomma, condizione impeccabile. Aveva anche una bella voce, aggiunge ironicamente. Le grandi cerimonie piuttosto frequenti erano espressamente preparate per queste dimostrazioni oratorie. Del Duca d'Aosta poi non si parla più nel corso del libro. Ma con lui inizia la serie degli ufficiali italiani militarmente inadeguati, ma vanitosi, arroganti e talvolta pericolosi per i loro soldati. Su tutti spicca, perché ricorre più volte nel corso del libro, il generale Leone, nome anche questo trasformato, per dirla con Lussu, cioè inventato, ma personaggio modellato sul torinese generale Giacinto Ferrero. Ma non è il solo, perché non migliore di lui è il generale Piccolomini, suo successore, e poi c'è l'ambizioso, appunto, tenente colonnello Carriera, già qui ricordato, per la relazione su se stesso che detta nella trincea mentre in furia la battaglia. Mirabile esempio ai dipendenti, si dice Lussu, aveva scritto nella relazione, mirabile esempio ai dipendenti di coraggio e di spirito di sacrificio. Nello stesso capitolo inaugurale compare anche per la prima volta il tenente di complemento Grisoni. In genere gli ufficiali di complemento sono ben diversi dagli altri. Già valoroso combattente, già protagonista di un'audace azione contro una trincea avanzata difesa da un battaglione di ungheresi. Dopo abbondanti libagioni, una sera Grisoni, che appunto ha il vizio del bere, una sera il tenente di complemento Grisoni penetra a cavallo nella sala della mensa dove il colonnello pranza con gli ufficiali del comando del reggimento. Il cavallo si avvicina caracollando e nitrendo e gira intorno appunto al colonnello. Il tenente non pronuncia una parola, non è nemmeno sicuro che si renda conto di ciò che sta accadendo. E così, a questo modo, attraverso questo episodio del colonnello, del tenente di complemento Grisoni, che si affaccia un altro tema ricorrente nel libro, quello dell'alcolismo. Altro tema, la retorica bellicistica. Si ricorda, ad esempio, anche questo torna in più modi, l'episodio forse più ampio dedicato a questo tema è quello che hanno avuto, quando combattevano ancora sul Carso, i soldati sardi, in premio una vacanza di una settimana ad Aiello nelle retrovie. Il sindaco di Aiello, del comune di Aiello, convoca gli ufficiali, appunto, della brigata per una bevuta, per un po' di spumante, che però viene preceduta da un suo discorso, e il sindaco si mette a parlare come bello morire per la patria, come appunto è stato accennato anche prima, bello morire combattendo per la patria, eccetera eccetera. Dice bello è morire per la patria, c'è un'allusione chiaramente alla famosa frase di
Orazio, dulce decorum est pro patria mori, che era una frase che circolava in tutte le propagande bellicistiche dei paesi in guerra. C'è una poesia di Owen, appunto inglese, che è intitolata proprio con la frase di, con la frase di Orazio, un'allusione anche a questa stessa frase nel Moberly di Ezra Pound, eccetera, eccetera. Solo che detta questa frase, gli ufficiali si guardano in faccia e dice: ma che sta dicendo? Sta dicendo che siamo più belli morti che da vivi. E il sindaco capisce di aver commesso una gaffe, si affretta a concludere il suo discorso e grida poi alla fine: viva il nostro glorioso re di stirpe guerriera. Il sindaco sapeva che dei militari, quando sentivano dire viva il re, dovevano unirsi e gridare anche loro viva il re. E solo che vengono preceduti per un attimo ancora dal tenente di complemento Grisoni, quello già nominato prima, quello del cavallo, il quale afferra rapidamente uno dei bicchieri con lo spumante e grida, prima che intervengano gli altri a gridare viva il re, grida: viva il re di coppe. A questo punto viene aspramente redarguito e cacciato dal colonnello. Anche oggi lei ha bevuto troppo, favorisca abbandonare la sala e attendere i miei ordini. Il tenente esce visibilmente soddisfatto. E così appunto l'alcol. L'alcol compare in tanti modi. Uno è anche quello dello scadente cognac, allora si poteva chiamare ancora così, lo scadente cognac che veniva fornito ai soldati in vista di un assalto. Anzi, i soldati sapevano quando la sera venivano, vedevano arrivare le cassette del cognac, capivano che l'indomani ci sarebbero stati mandati a un assalto, cioè dovevano andare mezzi ubriachi. Questo non succedeva solo nell'esercito italiano, c'è un episodio anche dove lì c'è, invece sono bosniaci, mi pare, quelli che vengono all'assalto della trincea italiana e fin da lontano si sente il vento che porta questo odore di alcol degli assalitori. La vicenda più patetica che riguarda l'alcol e l'alcolismo è quella del colonnello Abbati. Ma anche lui è un personaggio sintomatico, ecco, di una situazione più generale. Il colonnello Abbati, in un certo punto del libro, dice: io mi difendo bevendo, altrimenti sarei già in manicomio. E dice ancora: l'anima del combattente di questa guerra è l'alcol, il primo motore è l'alcol, perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, lo chiamano benzina. E il colonnello Abbati, appunto, finisce, siamo proprio alla fine del libro, siamo all'ultimo capitolo del libro, finisce l'ultima apparizione che fa nel racconto mentre si dondola così follemente su degli alberi. Ormai l'alcolismo è sconfinato nella follia pura e semplice, e anche la follia torna più volte nell'ambito del racconto di Lussu. Torna altri elementi, forme di solidarietà, per esempio tra gli uomini, i soldati, quando arrivano i soldati sardi sull'altipiano d'Asiago, incrociano i contadini italiani che sono in fuga, hanno abbandonato le loro case perché è in atto appunto l'avanzata dell'esercito austro-ungarico, è cominciata l'offensiva di primavera. E la stessa cosa accadde quando loro, gli italiani prima, erano arrivati al Carso. In quel caso erano i contadini sloveni che fuggivano davanti agli invasori italiani. Un altro elemento, la costrizione ad ammazzare nella mancanza di odio reciproco tra gli stessi combattenti.
E ancora il colonnello Abbati, che in un punto del libro dice: «Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi, è orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra». Un episodio dei più clamorosi è quello di un assalto ordinato sempre dal solito generale Leone, che è un mezzo delinquente, proprio almeno così come viene presentato, e i soldati e almeno gli ufficiali di complemento sarebbero stati contenti di vederlo prima o poi morto. Lancia all'assalto i soldati che devono, lui sta in trincea e grida sempre avanti, 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 in una situazione del tutto allo scoperto, per cui diventano i soldati all'assalto nient'altro che un facile bersaglio per le mitragliatrici nemiche. Continua a gridare avanti, avanti, finché a un certo punto succede una cosa singolare. Dall'altra parte sono bosniaci, mi pare, in questo caso, smettono di sparare e cominciano a levarsi delle grida in italiano che dicono, dalla trincea austro-ungarica, che dicono: basta, 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 bravi soldati, non fatevi ammazzare così, tornate indietro. Un altro episodio è quello di cui è protagonista lo stesso Lussu. Viene mandato in ispezione, arriva a pochi metri, le trincee erano abbastanza vicine, 30, 40, 50, 100 metri, erano distanti tra loro, molte, arriva vicino, nascondendosi tra i cespugli, eccetera, assieme a un soldato che lo accompagna, arriva vicino alla trincea nemica. È notte, ma arriva l'alba, e c'è la distribuzione, vede nella trincea austro-ungarica la distribuzione del caffè e vede un giovane ufficiale appunto che sta bevendo il caffè. Chiede al soldato, Lussu, chiede al soldato il fucile per ucciderlo, prende la mira, ma poi non ce la fa. In lui non riusciva a vedere che un uomo. Passa il fucile al soldato, ma anche il soldato rifiuta di sparare. Altro tema ricorrente nel libro, sto riassumendo proprio molto sinteticamente e schematicamente, altro tema ricorrente nel libro è quello delle fucilazioni punitive, militari italiani che fucilano altri militari italiani. Anche questo molti lo ricordano. Tra l'altro Cesare De Lollis, per esempio, è uno nei bei diari di guerra che ha lasciato, ma De Lollis dice spesso queste fucilazioni avvenivano senza una fondata motivazione, solo sulla base di chiacchiere, qualcosa sentito dire che lì era accaduto quell'episodio e basta, si ordinava immediatamente la fucilazione. Però la conclusione di tutto nel racconto di De Lollis è: però bisogna mantenere l'ordine. E De Lollis, ricordo che tra il 14 e il 15 era stato accusato come Croce, come altri, di tradimento perché erano neutralisti. Infine ricordo ancora e con questo chiudo questa rassegna di temi, momenti di angoscia ricorrenti che portano a suicidi, o urlare uccideteci, uccideteci, meglio essere ammazzati subito che dover aspettare. Nella sua autobiografia, la moglie di Lussu, che è una bella autobiografia, Joyce Lussu, a proposito appunto dell'esperienza bellica del marito, scrisse: aveva fatto la prima guerra mondiale in una brigata speciale di proletari sardi che parlavano una lingua diversa dall'italiano e che erano stati esposti a tutti i massacri delle prime linee in nome di uno Stato che li aveva sempre soltanto sfruttati. E lì si era convinto che il nemico non era il proletario in uniforme bianca delle trincee di fronte, veramente mi pare che neanche gli austriaci avessero più le uniformi
le divise bianche durante la guerra, ma dice: il nemico non era il proletario in uniforme bianca della trincea di fronte, ma il generale, lo stato maggiore, l'industriale, il mercante di cannoni, l'agrario monarchico e cattolico che stavano sempre dietro le spalle. Secondo dunque Joyce Lussu, Lussu era entrato in guerra come volontario, questo lo ricordo, era stato un interventista, avrebbe via via maturato negli anni di guerra appunto il rifiuto di quella guerra. È vero fino a un certo punto. A Salvemini Lussu mandava evidentemente i capitoli che scriveva via via appunto che li concludeva. E a proposito del 25° capitolo del libro di Lussu, adesso ne parlerò un momento, Gaetano Salvemini gli aveva scritto: ma questo lascialo stare, omettilo, non pubblicarlo. Cos'è il 25° capitolo? È strutturato in forma di dialogo, basato su due personaggi. Uno è Otto Lenghi, si chiama, e l'altro è il comandante della decima, che è lo stesso Lussu. È un dialogo, ci sono delle parti narrative solo all'inizio e alla fine del capitolo, e basta. Il capitolo è dominato dalle battute dei due personaggi. Lussu a Salvemini, che gli diceva togli quel capitolo, rispose: no, in quel capitolo c'è la mia giustificazione per la partecipazione alla guerra, cioè nonostante tutti gli orrori, partecipare a quella guerra era legittimo. E nessun ripensamento da quel punto di vista c'era stato in Lussu. Allora si combatteva contro, era diciamo una società più liberale e democratica che combatteva contro una società di impostazione diversa, come adesso sarebbe giusto andare a combattere e fare la guerra all'Italia fascista, alla Germania nazista. In realtà il capitolo 25° vede sì i due personaggi a confronto, Otto Lenghi e il comandante della decima. Otto Lenghi è un personaggio, una figura di ribelle, che uno dei personaggi più presenti nel libro, una figura di ribelle, che in questa conversazione che avviene alla presenza di altri giovani ufficiali, la maggior parte ufficiali di complemento, discute con il comandante della decima sulle ragioni della guerra. E Otto Lenghi è proprio quello che dice: appunto, i veri nostri nemici non sono quelli che sono di fronte, i veri nostri nemici sono a Roma, sono i nostri comandanti, sono i politici, sono gli affaristi che sono dietro. Ricordo che Croce anche ebbe a dire questo in una conversazione durante la guerra, lo ricorda De Ruggero in un suo articolo, ebbe a dire: questa è la guerra del materialismo storico, nel senso che la guerra degli speculatori, insomma, che ci guadagnano su e ai quali la guerra interessa solo per questo. Le parole di Otto Lenghi, quindi, vogliono essere una demolizione totale proprio della guerra e dell'impostazione della guerra. Il comandante della decima invece dice: no, c'è una civiltà che si contrappone a un'altra. Bene, la parola civiltà ricorre ed è la civiltà appunto un elemento a cui facevano appello, come ha scritto uno storico francese in anni recenti, per giustificare la guerra. Tutti i paesi in guerra giustificavano la loro presenza nella guerra come difesa di una civiltà, dice lo storico Becker, si chiama. La giustificazione della guerra era la difesa di una civiltà, di una cultura contro la barbarie dell'altro.
La cultura di guerra presso ciascun belligerante riposava sulla speranza della vittoria di un modello di civiltà superiore che ciascuno dei due campi era persuaso di incarnare. Qualcosa di simile ebbe a dire anni dopo la fine della guerra, anche Benedetto Croce, quando disse, si diceva che la guerra era la democrazia contro uno Stato autoritario, eccetera, erano tutte frottole. Appunto, era una guerra di interessi. Ricordo anche l'episodio che viene ricordato in questo caso, anche nell'anno sull'Altipiano, nel 25° capitolo, l'episodio delle scarpe con le suole di cartone, che dopo pochi giorni venivano dai soldati, venivano necessariamente buttate via, perché figuriamoci, vivevano nella trincea, cioè nel fango, il fango bagnato, dopo 2 o 3 giorni era meglio buttarle via, non servivano più. Un cenno a queste scarpe dalle suole di cartone, tra l'altro, è anche persino nel Notturno di Gabriele D'Annunzio. Gli argomenti addotti da Ottolenghi vengono via via, in primo momento sembra che non interessino agli altri giovani ufficiali presenti, ma poi alla fine finiscono, quando entra nei particolari, sulla conduzione della guerra da parte dei militari, a cominciare da Luigi Cadorna, si intende, e poi via via gli interessi poco politici ci sono dietro e via dicendo, finiscono col dargli ragione. A questo punto il capitolo si interrompe e proprio alla fine del capitolo Ottolenghi appunto dice io sono, a proposito di fucilazioni, per il comandante, della fucilazione del comandante, la divisione. E il capitolo, insomma, non vede un vero vincitore, non vincono né gli argomenti dell'uno né gli argomenti dell'altro. Direi che ha una impostazione, per questo direi, di tipo polifonico. Ricorro a un concetto di un grande critico russo, Mikhail Bakhtin, che aveva formulato questo concetto a proposito dei romanzi di Dostoevskij. Adesso non importa discutere se valgono o non valgono per Dostoevskij. Quel che conta appunto che, secondo Bakhtin, nei romanzi Dostoevskij, come noto conservatore, eccetera, eccetera, in realtà quando, in quanto narratore, non fa prevalere una tesi sull'altra, mette a confronto tesi diverse, argomentazioni diverse messe a contrasto, ma nessuna prevale. È quello che succede anche nel capitolo appunto 25°. Vi ringrazio. Sì, grazie ad Arnaldo Di Benedetto e a questa sua rilettura dell'anno sull'Altipiano. Adesso non voglio sottrarre tempo alla discussione e quindi chiedo subito se c'è qualche intervento sulle due relazioni che avete sentito. Professor Zunino. Grazie. Vorrei fare due osservazioni o dare un'indicazione di pensieri che sono stati ispirati da queste interessanti relazioni, cominciando dall'ultima. Questa opera, hai detto bene, è di memorialistica, ma pretende anche di essere storica. Ecco. Diciamo che tra le opere di memorialistica è quella che si avvicina di più a una narrazione storica. Mi viene in mente, per una parte della tua relazione, quando hai fatto riferimento a Gadda, che i diari di Gadda sono un caso unico di coincidenza tra narrazione, straordinaria narrazione, qualunque pagina toccasse Gadda era oro, ma anche di autentica prova storica.
Per quello che so, per quello che ho capito, i diari che, come hai detto giustamente, sono pubblicati decenni più tardi, sono la trasposizione esatta dei diari che Gadda prese sul campo. Tranne per un particolare, che la prima edizione Gadda era maniacalmente timido, cancellò tutti i nomi perché temeva di essere coinvolto in chissà che cosa. Ora questo è un caso, non dirò unico, ma quasi unico, e certo rarissimo. In particolare, tutte le pagine di Gadda sono scritte alla sera e tal quale sono pubblicate, non c'è opera di editor, io credo, e sono la trasposizione del testo manoscritto. In particolare sono di un interesse straordinario per l'evento centrale poi per la vita di Gadda, che è Caporetto, perché ebbe la sfortuna di essere fatto prigioniero proprio sul greto dell'Isonzo, e da una settimana più tardi lui scrive, inizia a scrivere con l'esattezza di nuovo maniacale dell'ingegnere, e aveva una memoria straordinaria, tutti i minuti fatti che accadono a Caporetto. E può farlo perché viene preso prigioniero. Io non conosco, o conosco tanta memoria listica su Caporetto, su tutto il resto, ma lì c'è molto di rivisto, e anche molti diari, io non saprei quello di De Lollis che hai citato, sono dei diari fino a un certo punto, perché sono rimaneggiati. E io sottolineo sempre questo nel mio ambito di storici, che colgano i miei colleghi storici questa unicità straordinaria. E per quanto riguarda Gramsci, vorrei dire che certamente hai ragione, ma è ormai direi largamente riconosciuto che ci sono, come dire, diversi fuochi nel pensiero di Gramsci giovane. E tu ne hai indicati due, c'è un Gramsci libertario e c'è un Gramsci che in un certo senso è il contrario dell'essere libertario, anzi ipotizza una società ordinata, l'ordine nuovo, ante litteram. Non mi ricordo se hai usato l'espressione, ma quando si immaginano visioni di società di questo genere si parla di società organiciste, e le due cose non stanno molto assieme, sono molto diverse. In questo caso poi sembrano addirittura oppositive. E questo certo è inevitabile. Da un certo punto persino si potrebbe ringraziare che c'è un Gramsci prima di Gramsci, prima che l'esprit del sistema arrivi e poi esploderà anche lui, e tutto diventa coerente, tutto diventa lineare. E poi è evidente, è materia incandescente quella del Gramsci giovane, ci sono tante cose assieme. Mi domando allora se alla luce di questo anche l'idea nazionale, un'idea nazionale passionalmente vissuta ma anche creduta, non ci sia in questo Gramsci dentro cui ci sono tante cose. Allora collegherei questa ipotesi, di cui tu mi dirai poi che cosa pensi, a quel famoso articolo che tu hai ben citato, che è l'articolo con cui in sostanza lui aderisce una quindicina di giorni dopo che Mussolini ha gettato la maschera, e dice che neutralità assoluta, neutralità attiva e operante, hai detto, cioè tutto il contrario di una neutralità. E perché in questo articolo, che mi sembra tu interpreti come, o meglio, che Gramsci interpreti come un espediente, come dire, il grande frastuono della guerra aiuterà a dare uno scossone alla nostra società, ma in primo luogo a questo partito carrozzone, che quelli come Gramsci in quel momento pensavano fosse il Partito Socialista. Io però mi ricordo altre parti di questo articolo, a cominciare dal titolo, a cui toglie dalla neutralità assoluta, e il titolo di questo articolo è una azione attiva e operante, ecco, proprio prende
E non c'è solo questo, nel corpo dell'articolo ritornano espressioni come socialismo italiano, la nazione italiana, più di una volta. Ora, queste erano formule molto impegnative, che non appartenevano certo al lessico tradizionale socialista, neppure direi a quello di un Turati, per dire un riformista. E allora, cosa dire? Forse bisogna scavare di più, perché solitamente questo articolo è stato una spina nel fianco degli interpreti di Gramsci, perché che se ne fa di questo Gramsci? Allora, è un errore giovanile, ingenuità, dormiva Omero, può anche aver dormito un po' Gramsci. Però ricordiamo il grande influsso di Prezzolini, che voleva dire nazionalismo non esasperato sempre, ad esempio era stato contro la guerra di Libia, ma rifare l'anima dell'Italia, questo era. Ritornano spesso non solo riferimenti estremamente positivi alla voce e a Prezzolini, ritorna Peggy, se tu che l'hai citato, no, forse lui, Peggy è un altro uomo che abbraccia il nazionalismo. Ecco, dunque, questi elementi come stanno assieme? E poi c'è stata quella tua citazione del 17, la rivoluzione, la rivoluzione sovietica ovviamente, che spoltrirà la borghesia. Sembra di nuovo un po' una eco del Mussolini che Gramsci sembra che apprezzasse e non fosse soltanto un'adesione momentanea. Certo, quello che fa Mussolini 15 giorni dopo che è uscito l'articolo di Gramsci, non perché sapesse che esistesse Gramsci, ben inteso, cioè fondare un giornale finanziato dagli industriali, ed era ben noto che così era, taglia assolutamente ogni collegamento tra Gramsci e Mussolini. Però quel momento lì forse è un momento ancora da indagare per certi aspetti. Grazie. Sì, adesso stabiliamo chi può rispondere. Devo fare però una precisazione. Non sono intervenuto sparando sul professor Zunino perché, poi perché gli voglio bene, ma poi perché forse già lo sapete, lui è il responsabile dell'organizzazione di questo ciclo, quindi ha, per così dire, naturaliter, diritto di parola su tutto e su tutti, e certamente è importante che vengano fuori gli snodi su cui lui stesso ha costruito questo ciclo di lezioni. Adesso mi chiedo se prima vuol rispondere il professor Di Benedetto. Ma benissimo, condivido tutto quello che hai detto di Gad, in particolare del giornale di guerra e di prigionia, che secondo me è un livello molto superiore dei racconti del castello di Udine, una parte del castello di Udine. Poi, quindi, perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Il giornale appunto di Gad, tra l'altro, cominciò a pubblicarne una parte lui, ma poi continuò anche dopo la sua morte, una parte fu pubblicata anche postuma. Quindi poi dunque tu, oltre che di Gad, no, c'era un altro punto adesso. Certo, ma memorialistico voglio dire semplicemente tentativo di ricostruire attraverso la memoria. Appunto, Lussu, la preoccupazione è quello che dichiara lui, non è storia, ma non è neanche romanzo, attenzione. Cioè è il tentativo di ricostruire senza risalire, cercare documenti, testimonianze, a dritta e a manca, eccetera, eccetera. Lui, chiuso lì nel sanatorio di Clavadel, che rievoca, sollecitato anche da Salvemini, tra l'altro, rievoca la guerra così come la ricorda. È chiaro che quando ci si basa solo sulla memoria, anche se si è partecipato, eccetera, ci sarà sempre qualche episodio, magari qualche piccolo errore, qualche errore di memoria, eccetera, ma l'intento
di lusso è proprio un intento anzitutto documentario. Siamo noi che semmai, o almeno alcuni di noi, che semmai vediamo, oltre che un importante documento sulla prima guerra mondiale, anche un'importante opera letteraria, cioè di grande qualità. Oh, la letteratura non è mica solo un fregio decorativo, insomma, la letteratura se vale qualcosa da dire anche ce l'ha, ecco, questo solo volevo dire, non più di questo. Chiudo e chiedo scusa se porto via 2 minuti, ma non più di 2 al collega, accennando invece a tutt'altra cosa, appunto per ragioni di tempo sorvolato, volevo dire, ma non più di 2 parole, di un romanzo invece che ci porta completamente fuori dal periodo, dai memorialisti, eccetera, ed è un romanzo sulla Prima Guerra Mondiale di Guido Morselli. Guido Morselli fu un caso letterario negli anni 70, Guido Morselli che non era riuscito a pubblicare un libro, nel 73 si ammazzò, e già nell'anno successivo l'editore Adelphi cominciò a pubblicare uno dopo l'altro i romanzi che erano rimasti inediti a casa sua. Il penultimo romanzo scritto da Morselli, scritto tra il 69 e il 70 e riveduto fino al 73, anno in cui si ammazzò, è Contropassato prossimo, un'ipotesi retrospettiva, dove si fa appunto della fantastoria, o come si dice, un racconto ucronico, è un termine questo per dire, insomma, fantastoria più o meno, anche questo. Si immagina che la guerra, grazie alla scoperta di un passaggio, eccetera, fatta ancora nel 1910, prima della guerra, da un giovane ufficiale austriaco, un passaggio che può collegare la Val Venosta alla Val Tellina, che era nato inizialmente, si era cominciato a costruire come tragitto ferroviario per motivi commerciali da parte di alcuni imprenditori austriaci, e poi era stato abbandonato. Grazie alla scoperta di questo passaggio, un corpo di spedizione, siamo nel 16, austriaco, riesce, passando di lì in pochi giorni, in pratica a vincere la guerra. Gli italiani vengono colti di sorpresa e quello che sognano i soldati sardi quando passano dal Carso all'altipiano di Asiago, nel libro di Lussu. Poche operazioni, pochi giorni e vinciamo la guerra, invece la realtà sarà tutt'altra. Qui invece succede proprio così. La guerra, poi da lì questo corpo di spedizione, dopo aver vinto la guerra, quindi in Italia, rapidamente una parte va in Francia, attraverso l'Italia del Nord, va in Francia, lì stessa operazione, in 448, pochi giorni, e anche lì la guerra viene vinta. E vengono lasciati fuggire gli inglesi in Inghilterra, perché, come dice il detto, a nemico che fugge ponti d'oro. E con la vittoria dei due imperi centrali comincia un'epoca prospera per l'Europa, grazie soprattutto al cancelliere Rathenau, figura storica. Cadono le monarchie sia in Germania sia in Austria, ma per motivi diversi da quelli in cui caddero in realtà. Rathenau, il grande cancelliere, non viene ammazzato come accadde nella realtà nel 22 da dei terroristi di destra, e avvia tutto un processo proprio che nel futuro promuoverà una confederazione europea. Alla fine del libro fa un'apparizione persino Hitler, ma è un piccolo rimbambito, un pittore di nessun valore che qualcuno ha conosciuto a Vienna, ma che parla delirando senza che nessuno neanche lo ascolti. Scusate questa divagazione. Sì, svelo un piccolo segreto. Arnaldo Di Benedetto è di Malles Val Venosta. Credo che da giovane abbia cercato il passaggio segreto degli austriaci. Professor Sbarco. Brevissimo, perché io non concordo con quanto
mi pare di aver capito da parte di Pier Giorgio, quest'idea nazionale in Gramsci io non ce la vedo. E vi ripropongo quella lettura del quaderno 10, quindi quelle frasi quando dice che lui viene a Torino e capisce che cosa è fare la lotta al capitalismo in una, perché gli spiega un modo di vivere, di pensare, non più regionale di villaggio, ma nazionale, attenzione, tanto più nazionale, anzi nazionale appunto perciò, in quanto cercava di inserirsi in modi di vivere e di pensare europei. Tutto il suo discorso sui paesi capitalistici della periferia, no? Che contano non perché nazioni distinte da altri modi di produzione capitalistica, ma in quanto aggregabili perché hanno dei settori avanzati del capitalismo che consentono di fare una rivoluzione tendenzialmente mondiale, no? E quindi di andare avanti in quella direzione, secondo me sono abbastanza chiari in tutto Gramsci. Non so che cosa ne pensa Massimo, che è uno che ci ha lavorato molto prima di me su Gramsci e ha continuato a lavorarci. A me pare che la prospettiva di un socialismo in un paese solo, ecco, non appartiene a lui, e sono cose e sviluppi che verranno dopo e poi lui le pagherà anche sulla propria pelle, ma mi pare che l'insistenza sulla periferia sia in rapporto non a una caratteristica nazionale, ma agli elementi comuni che nelle zone anche a ritratti appunto periferiche si possono ottenere con i circuiti più avanzati, perché si pone dal punto di vista di Marx, no? È proletari tutto il mondo, unitevi, non per fare delle rivoluzioni nazionali, ma per sconvolgere i sistemi di produzione di tutti i paesi. La rivoluzione contro il capitale non è perché la Russia appunto si sarebbe dovuta fermare alla Russia e fare un paese, anche se lui dice ci avrà problemi che dovrà risolvere poco a poco, certo, ma perché c'è questa prospettiva di carattere più internazionale, mi pare che lo ricollega a questo modo di intendere le cose. Ecco. Bene, altre domande, altre questioni? Professor Salvador. Il microfono, per favore. Ma sulla questione che ha sollevato Zunino, per quanto ne so io, il che vuol dire che probabilmente non so tutto quello che si potrebbe sapere, ma per quanto so io, esiste un interrogativo, nel senso che Gramsci, come noto, non dirò si entusiasma, ma approva il Mussolini che esce fuori, vero, dalle parole d'ordine proprie del Partito Socialista. Lo fa perché condivide questa idea che ai socialisti spetti, vero, sempre di essere presenti sulla scena della storia in maniera attiva, volontaristica. Non possiamo dimenticare che in Gramsci c'è sempre stata questa nota volontaristica, soggettivistica, che lo accompagna anzitutto nell'interpretazione del significato della rivoluzione russa, che, pardon, credo che abbia completamente frainteso, è interpretato in una chiave comunque che ci dice poco o niente della natura della rivoluzione russa, ma ci dice tantissimo sul modo in cui Gramsci ha visto questo. Gramsci era un soggettivista, sempre valorizzato enormemente la soggettività e in ultima analisi sempre interpretato il materialismo storico come una dottrina
che, partendo naturalmente dalle analisi delle strutture economiche e sociali, intendeva queste strutture come dei condizionamenti poi dell'elemento soggettivo, che in ultima analisi concepiva come la misura, cioè se volete avere la misura della maturità di un partito politico, di una corrente culturale, eccetera, ebbene la misura è data a livello della soggettività. E certo, qui c'è una matrice gentiliana, non c'è dubbio, ma questo è stato ampiamente messo in luce. Dopo che naturalmente Mussolini imprime un'accelerazione che ribalta le sue posizioni iniziali, cioè spiega il senso della sua tappa intermedia, parlo della tappa intermedia di Mussolini, e che approda poi, vero, all'interventismo. Gramsci, tu l'hai ricordato, dopo questo rimane muto. Un anno. E qui è il punto interrogativo. Perché rimane muto? Io credo che sia rimasto muto perché è rimasto sbalestrato non solo dalla svolta di Mussolini, ma sbalestrato dal maturare degli eventi. E quindi io credo che non si verrà mai a capo, vero, di una spiegazione adeguata di quell'anno e di che cosa sia capitato nel suo animo e così via, tanto più che lui aveva questa passione. Tu, Massimo, hai parlato di spalestrato, io ho detto autoisolamento. Sì. Ecco, no, io credo però che, per quanto ancora, ripeto, so e ho capito, non credo che da questo si possa in qualche modo concludere oppure ipotizzare una sua deriva in qualche modo, non dirò nazionalista, insomma, no, ma in qualche modo, oddio, il suo amico Togliatti, non mi sbaglio, non è partito così volontario. Allora, questo insomma, l'interrogativo esiste, io non so dare una risposta, ma credo che si possa veramente tener presente del significato di questa assenza, tanto più da parte di uno che scriveva quasi tutti i giorni degli articoli e che poi dopo ha ripreso a scrivere quasi tutti i giorni degli articoli. Quindi c'è stato un silenzio, come si suol dire, assordante, solo che è un silenzio assordante, ma non si riesce a capire come, in sostanza, dare una risposta. Su un altro punto vorrei rapidissimamente intervenire, cioè su quella che, ma mi pare di aver capito che tu hai dato una risposta che è abbastanza consonante con quella che darei io, sulla apparente dicotomia tra il Gramsci, diciamo fra virgolette, ma da quello che Sbarberi ha detto si capisce, anarcoide, e il Gramsci invece che nel prefigurare il futuro oscilla da un'altra parte. Cioè, qui io credo che Gramsci ha percorso la strada da quando era giovane fino al momento in cui è morto e alla scrittura dei quaderni, ha percorso una strada in maniera sofisticata, che è stata quella di tutti i rivoluzionari comunisti socialisti, cioè di Vin Stanley, di Babeuf, e poi di tutti gli altri, per arrivare a Mao Zedong, sempre la stessa strada. Anarcoidi, tra virgolette, perché bisogna scomporre la società dominante e poi, io uso il termine che d'altronde usa Gramsci, totalitari,
nell'immaginare la ricomposizione della società. Naturalmente, dico, nei quaderni ci sono delle pagine inequivocabili sul disegno totalitario concepito da Gramsci. Gramsci distingue nei quaderni, e qui in piena coerenza col suo punto di partenza, dice che esiste un totalitarismo negativo, che è il totalitarismo fascistoidi, potremmo parlare, sarà poi il nazismo la vera incarnazione del totalitarismo, o quello stalinista prima ancora di quello nazista, quello sovietico, che è il totalitarismo che organizza in maniera autoritaria la società con un potere dall'alto che comprime la società. Ma lui condivide il sogno, dicevo, descritto da Winstein, descritto da Babeuf, descritto da da tutti, da Lenin, vale a dire l'idea che la società un giorno sarà una società armonica in cui non c'è più bisogno dello Stato, non c'è, e che in quanto armonica non esiste più il problema della lotta per il consenso, perché il consenso viene alla società che si autogoverna in maniera tale da escludere ogni antitesi che perde di significato, di ragione, e quindi è una società ad un certo punto necessariamente, ma questi sono i termini che usa Gramsci, Gramsci parla di totalitarismo in termini assolutamente inequivocabili. Ripeto, il totalitarismo è il compimento della società che si è, ecco, che ha raggiunto una totalità armonica, e quindi è il potere non ha più senso, cioè in questo senso il suo totalitarismo è l'opposto del totalitarismo di tipo fascista, nazista, staliniano, insomma, no? Anche se, e qui mi fermo, ci sarebbero molte cose da dire su come lui abbia poi accompagnato la marcia del totalitarismo sovietico, e in parte non l'ha capita, in parte l'ha sofferta, in parte ha protestato parzialmente contro determinati aspetti, fino a quando ha avuto un ruolo politico attivo, dicevo, in maniera contraddittoria, oscillante, accompagnato e difeso l'Unione Sovietica così come si era costituita, fino ad arrivare al punto dello stalinismo. Poi dopo lì le cose si sono per lui scompaginate e in sostanza è stato un altro capitolo. Grazie. Sì, grazie per la terza relazione di questa sera, in cui devo dire molte integrazioni sono state date, e credo che anche in cui si potrebbero riconoscere molte biografie intellettuali dei nostri tempi. Professor Barberi, cosa no, semplicemente per dire che io non ho affrontato, come avete visto, se non per due richiami, il Gramsci dei quaderni, per non mettere troppa carne al fuoco, ma sono d'accordo con quello che dice Massimo, tant'è vero che il mio libro si chiama Un socialismo armonico, no? Quel libro che io ho scritto negli anni 80 di Gramsci, proprio per alludere a quello che tu pure chiami armonicismo o organicismo.
e mi provavo a individuare una serie di termini centrali dell'analisi gramsciana in cui la parola organico assume un significato a volte descrittivo e a volte prescrittivo, perché appunto si mira a quella cosa. E sono d'accordo che questo rappresenta un punto di vista generale di tutto il marxismo, anche di Marx, o almeno di una parte importante del pensiero di Marx. Così come però non sono d'accordo che si possa immaginare una via nazionale al socialismo nel suo ragionamento. Togliatti è la lettura che ne dà Togliatti, per carità, lui porta l'acqua al suo mulino, ma anche negli anni 30, quando Gramsci propone di discutere, no, con gli elementi democratici, parla sempre di intermezzo democratico, no? Non parla mai di una adesione a quella che verrà chiamata poi la democrazia progressiva, no? Che non è proprio un altro discorso. Sono sfumature, ma sono sfumature importanti, e quindi, insomma, niente, mi fa piacere vedere che c'è questa problematicità anche a parte di vostra, come penso che si debba fare per un autore così importante come Gramsci, che è una contraddizione vivente, come lo è in grande parte, no, il marxismo teorico nella sua interezza. Per terminare la terza relazione, sì. Vorrei ricordare che Lussu si arrabbiò moltissimo per il film di Rosi, sì, un anno sull'Altipiano, che era arrabbiatissimo e non volle neanche parlare con Rosi per avere nessuna parte, perché lo trovò, si imbestialì completamente. E in effetti è un brutto sì. Prima di chiudere, do ancora un momento la parola al professor Di Benedetto, che ha chiesto. Grazie, chiedo scusa. Alla quarta relazione, appunto. Volevo solo dire, a proposito di totalitarismo totalitario, è un termine che viene lanciato proprio dal fascismo e in senso positivo, attenzione, noi totalitarismo totalitario, per noi è ovvio che sono termini di connotazione negativa. Il fatto è che non si trattava di semplici dittature, non volevano essere semplici dittature. Il fascismo e poi altri regimi che avevano dei punti di somiglianza, insomma, volevano reggersi sul consenso popolare, sul consenso delle masse. La gente doveva nell'intimo essere convinta, si parlava della creazione di un nuovo uomo, il nuovo uomo fascista, il nuovo nazista, eccetera, eccetera. E il nazismo voleva dire penetrare fin nelle coscienze delle persone, non solo, per cui non bastava il cittadino obbediente, il cittadino doveva essere convinto di seguire certe direttive che venivano dall'alto. Quindi nasce come termine e viene diffuso nel linguaggio politico del Novecento proprio dal fascismo, e nasce come termine positivo. Fascisti che dichiarano il totalitarismo, che l'uomo totalitario, eccetera, eccetera, mi è capitato più volte di leggerne. Sì. Per indicare la svolta, quindi totalitaria intesa in senso negativo, coercitivo, eccetera. Poi certo i fascisti naturalmente teorizzavano che il loro totalitarismo era la cosa... Il termine viene usato proprio in senso più positivo dall'ideologia fascista, questo è il punto.
Volevo poi aggiungere una cosa a proposito del, appunto, si distingue o si distingueva un tempo il interventismo democratico, l'interventismo nazionalista. In realtà c'erano molti punti in comune. Un punto comunque che differenziava certamente i nazionalisti, gli interventisti nazionalisti, era che fin dal primi del Novecento si invocava una guerra, una grande guerra europea che compattasse l'Italia, che sembrava già appena unificata politicamente, sembrava già sull'orlo della spaccatura. Era il socialismo che faceva paura. E una guerra, si pensava, contro chi, non si sa. Tant'è vero che, come racconta lo stesso Croce alla fine della storia d'Italia, per alcune settimane i nazionalisti furono incerti quando ormai la guerra nel 15 sembrava ormai inevitabile, con chi schierarsi. In un primo momento, per qualche settimana, pensano di schierarsi con gli imperi centrali e allora di sobillare i cosiddetti redentisti di Nizza, della Corsica, di Malta, anche della Tunisia, perché c'erano molti lavoranti italiani in Tunisia allora, eccetera. Dopo qualche settimana, visto che non avrebbero avuto grande seguito, si uniscono agli interventisti che volevano schierarsi invece con l'Intesa. Basta. L'importante era fare la guerra. Allora credo che il mio compito adesso sia di quello di ringraziare i due relatori e tutti gli interventi che hanno allargato e dilatato la discussione. Vi do la buonasera e vi invito a uscire cantando sommessamente «O Gorizia, tu sei maledetta», ovviamente. Buonasera.